connetta, va per un po' di spinta a prendere il punto, c'è il vantaggio della biglia. Vuole andare all'Akito, ne ha donde. Una figlia bianca e va di nuovo, va alla bocciata questa volta, se è a Kita Pallino Cristiani, dovremmo aver risolto il problema dell'audio. Cristiani batte un birillo, poi il pallino rimane dritto, quindi soltanto due, si porta a 4 questa finale della prima gara provinciale per la qualificazione nazionali. Migliori cerca di andare dietro al pallino, invece lo tocca, si mette di fianco con anche spazio tra il pallino e la sua biglia. Cristiani, anche lui con un pizzico di forza. Di spinta cornetta, ma non ottiene quello che pensava, il punto rimane bianco. Adesso gioca l'ultima biglia, passa in mezzo. Due biglie, altri 4 punti per la coppia Cristiani Bongiovanni, che si portano a 8.
Due punti, una biglia. Giovanni va di spinta, migliori, prova ad andare dietro il pallino. Diavolo tra Cristiani e Bongiovanni sulla scelta del tiro. Ottimo tiro di Cristiani che porta il pallino vicino alle proprie biglie. Va in misura vicino al pallino, una biglia e due punti, siamo 10-2 alla bocciata Jonathan Cornetta. Sembra dritta, vediamo adesso se nel salire, ma al massimo ne vengono due, sono 4 punti e siamo 10-4. Cornetta andrà dietro a colpire la biglia per portare il pallino nel quadrante inferiore. Yeah.
segnali di taglio a risalire, ma non è tagliata a sufficienza, forse anche eccessiva forza, e così infatti Giovanni, la scelta anche lui brocca, trasponde, risalire, sembra un pelo abbondante, risponde, risalire, ma ha sbagliato il tiro, il punto è rosso, adesso vediamo migliori. Se sceglie di fare un realizzo con questa biglia bianca qua in alto, oppure prova ad andare a raccogliere un altro punto di colore, no, prova il realizzo. Scarso, nulla di fatto, una biglia rossa 6 a 10, partenza a rilento di questa finale, non c'è un gran ritmo. Ne fa forse 12 col ritorno, 12 punti di cornetta che si porta a 16. Migliori va a sponda, lascia spazio tra il pallino e la biglia. Cristiani secondo me è dalla parte sbagliata. Che facilita il compito dell'avversario. Infatti Giovanni, cornetta per fare 6 di colore,
siamo a quota 24 a 10 per Migliori e Cornetta. Sono 2 e siamo a 26 a 10. Ti lo faccio per fare dei punti e portare la biglia rossa nel quadrante inferiore. Riesci a portare la biglia rossa nel quadrante inferiore, ma per quanto riguarda i punti nulla da fare. Migliori va sponda lunga, sponda corta per andare dietro pallino, vediamo se riesce nel suo intento. Ottima la tiro di Migliori. Sbaglia il tiro, ne beve 3 e adesso gioca l'ultima. In mano a Cristiani. Bravo Marco. Cristiani ne fa 6, però adesso rischia il colore. Tanto di spingere la biglia verso la buca. Sono 10 di colore. 10. Sono 10 di colore. Aggiornamento del punteggio 39 Cornetta Migliori e 16 Bongiovanni e Cristiani. Un birillo, 41 a 16.
Araneta per far scendere il pallino, ma non sbaglia il tiro. Se fa il punto è un colpo di fortuna. Cristiani spinge tutto a sponda, gli viene anche abbastanza bene, migliore secondo me va lì, vicino al pallino ma attaccato a sponda, ottimo, ottima la giocata di Migliori. Vediamo Cristiani, sbaglia il tiro, prende il rimpallo, adesso ultima in mano a Bongiovanni, non precisissimi in queste mani, appunto in alto, Bongiovanni va per sparare via, scalzare la rossa, non ci riesce, lascia lì tutto per farne 4 migliori, non credo non andrà l'avventura, andrà lì per provare a fare la il quarto 4 punti, e infatti 45 a 16 alla bocciata ci va Cornita. Bocciata è, come si suol dire, sana, ne fa 10 e si porta 55, questo è uno scatto, uno strappo importante della partita, solo i 15 punti della meta, gli avversari sono lontani, 40 punti, mi sembra un divario notevole, non facile da recuperare, ma mai dire mai. Sembrerebbe essere corta, è corta, però forse fa il punto lo stesso. Ha fatto il punto lo stesso. Ottimo. Buon Giovanni. Altrettanto bella la boccia, la miglia giocata da Migliori, come detto Migliori giocatore che non è conosciuto perché non è un giocatore accanito costante, ma giocatore di ottime qualità. No, spinge il pallino laddove ci sono le sue rosse per subire il meno possibile. Cristiani andrà di spinta sul pallino per farlo schizzare vicino all'altra bianca e farne 4. In realtà ne fa soltanto una biglia e 2 punti e alla bocciata ci va Cristiani sul punteggio di 55 a 18 per Migliori e Cornita.
non tiene nulla, prende il rimpallo, il pallino scende nel quadrante inferiore e appunto adesso ci va Jonathan, cornetta. L'approvazione del proprio compagno Marco Cristiani, Bon Giovanni va all'attacco, non ottiene nulla e lascia il pallino a mezz'aria nel quadrante superiore, ma credo che alla fine della fase della fiera migliori o chiunque o l'altro o Cornetta spingeranno il pallino a sponda. Alla fine hanno spinto pallino a sponda come era prevedibile. Buon Giovanni va a sponda dietro pallino, di fianco a pallino. Ottima, la biglia dei migliori, si mette dietro pallino proprio, adesso ultima biglia per Cristiani. Cristiani sponda lunga, sponda corta, non nulla di fatto, il punto rimane rosso, adesso ha tutta la biglie, 4 punti, 59-18 alla bocciata Cornetta che è a 11 punti dalla meta. Ne fa 4, 63-18. Vediamo cosa. Era l'attacco, Bon Giovanni. Di fatto la biglia rossa tra l'altro viaggia verso il quadrante inferiore, quindi a quel punto non c'è neanche più nulla da bocciare. Ma la partita è abbondantemente compromessa. Adesso la concentrazione è scesa sotto le scarpe perché siamo a una situazione di 63-18, credo che e migliori va lì, c'ha il traguardo a portata di mano, non è che devi inventarsi chissà che cosa, ormai il più è fatto. Sbaglia Cristiani e adesso c'è l'ultima e probabilmente cercherà di tirare giù pallino. Così è, ma a questo punto ne prende poi 6 o 4.
fare la buca del pallino per farne 6 e portarsi a 69. Un Birillo per chiudere e vincere questa prima partita trofeo Benito Pesci, prima gara provinciale valevole per la qualificazione ai campionati nazionali. Coppia master di prima categoria, Corneta e Migliori. Chiude in bellezza, vincono Cornette Migliori la prima gara provinciale coppie, valevole per le qualificazioni nazionali, trofeo Benito Pesci.